Per Palermo Verona, Roberto Gueli. Buon pomeriggio dal Renzo Barbera. In 12.000, giornata fredda, Palermo 8 gradi, già accesi i riflettori dello stadio per questo Palermo Verona. Palermo con 27 punti a ridosso della zona Europa, il Verona ne ha 24, il Verona di Mandorlini. Il Palermo scende in campo con il 3-5-2, Sorrentino, Trepali, Vitiello, Gonzalez, Sandelkovic e Morganella, Bolzoni, Iaialo, questa è la novità, debutto il croato arrivato in settimana dalla Rijeka a parametro 0, Rigoni non è disponibile per la febbre, poi Barreto, Lazar, Vasquez e Dybala, questi gli 11 scelti dal tecnico Iachini. Risponde il Verona, sempre 3-5-2, Benussi, un ex tra i pali, Marquez, Moras, Martic, Sala, Greco, Taxidis, Brivio, Lopez e il fischiatissimo all'annuncio delle formazioni Luca Toni, l'ex attaccante che portò il Palermo in Serie A. L'arbitro sarà Tommasi di Bassano del Grappa. Da segnalare a proposito di bomber in tribuna la presenza dell'ex Fabrizio Miccoli. Verona in vantaggio, il gol di Taxidis di testa su azione d'angolo all'ottavo minuto, Palermo 0 Verona 1, a te Palermo. Sì, grazie. 13:30 al Renzo Barbera, Palermo 0 Verona 1 grazie al gol all'ottavo di testa, il terzo in campionato per il greco Taxidis, colpo di testa vincente, tutti a guardare Luca Toni e Lopez, invece Taxidis di testa ha battuto il portiere del Palermo, Sorrentino, su azione d'angolo, angolo battuto da Greco. Il Verona torna a far gol fuori casa dopo 232 minuti. Gioco fermo, c'è un calcio di punizione per la formazione del Verona, poco fuori l'area. Palermo contratto, Palermo che non si è visto mai dalle parti dell'ex Benussi. Palermo che manca, lo sappiamo, di Rigoni, colpito da attacco febbrile, Maresca, problemi ad un tallone, e anche del difensore Muñoz, ormai in rottura, si parla di un passaggio imminente al Milan. Comunque, giocatore non convocato dal tecnico. Il vantaggio del Torino, ti chiedo scusa Gueli, Quagliarella, minuti di gioco 16, Torino 1, Sampdoria 0, a te la linea. Sì, 14:30 al Renzo Barbera, ribadisco il parziale al Barbera, Palermo 0 Verona 1, linea a Bergamo. Grazie Delfino, e qui sul... Dybala, Palermo 1, Verona 1, magistrale punizione del giocatore argentino, a te la linea Scaramuzzino. Grazie Gueli. A Palermo Lorenzo Barbera, il 19esimo, 1-1 fra Palermo e Verona, come detto nell'interruzione su Torino, il gol del Palermo realizzato da Dybala, punizione dei 20 metri di sinistro a giro, la palla battuta sul palo interno alla sinistra di Benussi e si è insaccata. 11esima rete per Dybala, che poi è andato a festeggiare abbracciando un dirigente del Palermo. 1-1, e pochi istanti fa è stato ammonito nel Verona per un fallo sempre su Dybala, il giocatore Marquez. Dunque a Lorenzo Barbera 19:20, Palermo 1 Verona 1 Bergamo. A Palermo 35:30, 1-1 Renzo Barbera fra Palermo e Verona, ma Verona vicinissimo al vantaggio pochi secondi fa con l'ex Luca Toni, che è stato contratto proprio all'altezza dell'area piccola dai difensori del Palermo. Azione della squadra del Verona con la difesa a rosanero impreparata, un batti e ribatti, e poi Toni che ha tentato il gol dell'ex 1-1, dicevamo, grazie alle reti all'ottavo di Taxidis, colpo di testa vincente, poi al 18esimo il pareggio del bomber rosanero Dybala, la punizione dai 20 metri sinistro tagliente che ha battuto il portiere Benussi. Barbera di Palermo 1-1 fra Palermo e Verona, 43:30 di gioco in questo momento, rimessa laterale per la formazione del Verona, siamo nella metà campo della squadra di Mandorlini. Da segnalare al 42esimo un'azione travolgente del Palermo sulla sinistra con Dybala, Barreto, il tocco morbido per Vasquez che sotto rete ha colpito di sinistro a colpo sicuro, ma la palla è andata alta. Verona un po' in difficoltà dopo l'avvio. Ah, è stato un auto Palermo in vantaggio, Belotti 33esimo, Palermo 2 Verona 1, a te la linea. E dunque a Palermo il punteggio è cambiato, un minuto fa al 33esimo Palermo in vantaggio grazie al gol del numero 99 rosanero Belotti, il cross della sinistra di Vasquez, Belotti in tuffo di testa, anticipato difensore portiere ed ha battuto l'estremo difensore Scaligero, quando ora scocca il 34:30, da raccontare poi che Belotti era entrato pochi minuti prima al 25esimo al posto del croato Iaialo. Dunque il punteggio è cambiato, seguiamo ancora il Palermo con Belotti scatenato, evidentemente l'attaccante che spesso fa panchina ed entra nella ripresa, ma voglia di giocare, e la risposta è stata data subito al tecnico Iachini. Fernandinho viene anticipato dal portiere del Palermo Sorrentino, con il Verona che ora va a caccia del pareggio. In attacco ricordiamo il Palermo, il Verona c'ha ora
Toni e Fernandinho in campo al posto di Lopez. E tra poco ci sarà un'ennesima sostituzione, questa volta in casa Palermo, con il bulgaro Ciocev pronto ad entrare in campo. 35esimo Renzo Barbera, Palermo 2 Verona 1 Bergamo. Fa finta di tornare, è finita dietro. Renzo Barbera, Palermo 2 Verona 1, a te Delfino. Il Palermo vince, conquista 3 punti dopo 3 settimane d'astinenza, 2 pareggi e 1 sconfitta, e si aggrappa in zona Europa. 2-1 il risultato finale contro il Verona, passato in vantaggio dopo 8 minuti grazie al colpo di testa di Taxidis, poi il pareggio al 20esimo con una punizione magistrale di Dybala, 11esimo gol in campionato per lui, che ha battuto il portiere Benussi. Nella ripresa partita equilibrata, poi il gol del neo entrato Belotti, l'attaccante dell'Under 21, in tuffo di testa ha superato un difensore e anticipato il portiere. 3 punti pesanti che i rosanero di Iachini conquistano davanti a 10.000 spettatori, 3 punti che fanno arrivare il Palermo a 30 punti dunque in zona Europa, mentre per il Verona una battuta di arresto per la squadra di Mandorlini. Al Renzo Barbera ribadisco il risultato finale, Palermo 2 Verona 1. Studio.